Ah beh, no, anche se va bene, sono cantieri. Io sempre in seconda, ho visto due frontali, ma ho fatto una mossa alla fine che è bellissima. Ho visto il bollo, ero lì sul caio, la bolla del cervellino, sul caio. Il problema è che ci sono ancora due giorni di merda, ma vediamo di trovare qualche santo. Una quarantina, forse anche di più. Mi sembra che ne arrivino. Appaiati non ci sei stato, gliene veniva loro anni fa, mi sono messa a fare un cinema frontinico e non si è stato. E io ogni anno li vedo di tutti i colori, che gliene veniva loro, ma a volte neanche si preoccupano se arriva la macchina, quando sono a piedi col cane, stanno chiacchierando tra di loro. E loro invece, cioè, sereni, poi magari se ti tiro sotto è colpa tua, però io la coscienza. No. Poi alla fine è colpa tua. Alla fine è colpa tua, però è tirato, però è che magari vai via in un modo magari più... Sì, dai. Ma che fa? Togli il casco! È arrivato qualcuno per il tempo. Ho sbagliato la prima boa, perché sono troppo tardi.
ho visto che sono partiti altri, sono partito con loro, ho dovuto tornare indietro per fare la prima boa. Sì, sì. Quella prima, proprio la prima che ho conosciuto, perché era più un fondo sulla cresta, invece sono andato fino alla, nella valle, ho dovuto tornare indietro. Cioè, poi sono rimasto l'ultimo. No, ma ce ne sono ancora di? No, sono rimasto l'ultimo quando sono partito. Sì, sì, sì. Però mi sembra che c'è ancora qualcuno di. Великое спасибо, что ты до сих пор не умел сидел тут со мной. Великое спасибо, что я хочу учиться на тараплане, да? Да. А что, та, которая у того мальчика самая маленькая, что ли? Thank you.
di meteo. Se le pionde si coglie un graita. Che guarda la vera. Devi montarlo. Ancora dico. Allora, la situazione, partiamo da quello che avevamo detto ieri, effetti 3000. A 3000 i venti sono intorno ai 20. A un regime che abbiamo visto nei giorni precedenti sui 30-35, a 3000 scendiamo ai 20. Questo è nel corso della giornata il massimo ai livelli di intensità massima, e così si dovrebbero mantenere nel corso della giornata. È previsto un avanzamento del flusso, diciamo, di questo fronte da sud-ovest, che arriverà però in una base un pochettino più alta, e potremo spaziare anche su 2000. Buon gradiente, una giornata con tanta energia, l'energia sì, proprio in ragione del riscaldamento in quota e della secchezza anche che c'è in quota, abbassa il livello del valori un po' più bassi di temperatura in quota, nel versante nord-occidentale dell'Italia. Quindi questa è una zona sì, passata. Ah, c'è un'altra cosa sul vento che volevo dire, è che questo vento è abbastanza costante e cresce. Infatti siamo all'interno di un corridoio che investe in Italia, un corridoio abbastanza alto, ampio, non è un flusso secco, diciamo intenso come i giorni precedenti, è un flusso presente, debole, moderato, in questo sperando tutti quel bel effetto della convergenza. Allora, venti li abbiamo visti, probabilità di rovescio abbiamo visto, detto tutto, chissà che. So this could bring a low probability of overdevelopment and thunderstorm. This is a good news. But the wind is not so strong like yesterday. Probably the convergence will be there. So in southwest on the ground also. And we can have during the day wind top of the boundary layer or very gradual increasing of the wind, a linear, not too strong. Over the clouds, high clouds, few high clouds, because we have horizontal component of the cloud. Non esagerare, però. Ma anche quello che è volato giù, no? Giù, 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 gi
Perché c'è da andare su anche questa
quei due lì sulle parti. Io autonomo su un mezzo, io rimango qui. Radio, no, no, li devo guardare sul computer, se viene giù qualcuno devo chiamare il supporto, forse non è stato chiamato. Ah sì? Filmando quelli lì, da qui vedo tutto, se scendo giù non vedo niente, ah, no? Rimango qui, preso domenica. Ok. Vai giù. Io stavo cercando di capire cosa fa. Sponsor. Super. Windows is open from 12:30 to 14 and now we will decide the start. Ah no. 2 o'clock the start. Che si può decolare subito? Sì. Dopo mi dentro se sono... Dopo 18:30 adesso si fa. Come? Dopo 18:30.
Questa qua no, la valle di Nicola. Dici. Va bene, divertito. Anybody have a GPS, an extra one? Mine is not working, but put on GPS if you want. Ieri era perfetto, sei arrivato dentro. Ma l'uomo c'è qua. Se ne pare c'è abbastanza. Soide. Devo capire che si mangia qua. C'è
Thank you.
capito? Quello che ti avevo detto io. È il rischio della professione. Quante volte sì, sopra il decollo, io... Sì, metto tutto. Gli ombrellini. Le ombrelline giuste. Sì. Ma il bollettino ce l'hai? Sì, riesco più, cazzo. Che vado con l'imposta per pagare. Anche migliore, perché forse, no, secondo me.
Io mi riparo all'ombra, guarda, mi rifiuto di stare in fila al sole. Thank you.
I was always flying high. Sometimes I needed to press more accelerator, I did not, because it was a bit turbulent. Oh, there was some very strong current. One time I had 5-6 miles, but it was okay, yeah. Не так жалко его. Что поделать, вы же пора. Ну, это же экстремальный спорт, его надо уважать. Не... Это же нелегко. Давай.